Le notizie del giorno a cura DGS, della redazione di DGS News. Renato Lombardo è il nuovo componente della giunta Licursi di Scalea. La nomina è stata messa nero su bianco dal primo cittadino ieri mattina. Le deleghe assegnategli già precedentemente come consigliere erano Verde Cittadino e Aree Pubbliche. LSU e LPU calabresi ancora sul piede di guerra. Ne abbiamo parlato con la delegata della CGIL, Mimma Iannello. Tanti lavoratori che sono impegnati negli enti locali sono una risorsa ormai divenuta indispensabile per molte amministrazioni. Si è visto in questi giorni di mobilitazione in cui le lavoratrici e i lavoratori si sono astenuti dal lavoro e sono paralizzati in molti servizi essenziali. Una delegazione di balneari del Tirreno Cosentino insieme al presidente del SIB Calabria Antonio Giannotti si è recata a Roma ieri davanti Montecitorio per protestare contro il silenzio del governo verso la direttiva Bolkestein che rischia di mettere in ginocchio il comparto imprenditoriale. La proroga infatti scadrà nel 2020 e se nulla dovesse cambiare le concessioni sul demanio marittimo andranno all'asta pubblica. Agricoltura biologica, Baticos e nuove opportunità lavorative sul Tirreno Cosentino. Di tutto ciò abbiamo parlato insieme a Vincenzo Lentino, imprenditore agricolo di Santa Domenica Talao. La sua intervista è riascoltabile sui canali www.radiodgs.net e sul canale YouTube Radio DGS. A Maratea il sindaco Domenico Cipolla risponde a Vincenzo Crusco di Centro Democratico in merito alla chiusura della biglietteria ferroviaria nel comune lucano. Vanno fatte delle precisazioni, ha detto ai nostri microfoni il primo cittadino. Ogni anno interveniamo con l'assessore regionale del momento per non farla chiudere, prima con l'assessore Benedetto e adesso con l'assessore Miranda Castelgrande, tant'è che non è chiusa. Si procede a passo spedito per la costruzione del palaghiaccio Conad City che animerà le festività natalizie di Praia a Mare. La tensostruttura è stata montata in Piazza della Resistenza. La pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà al coperto. Il Christmas Village 2018 sarà inaugurato sabato 15 dicembre nel tardo pomeriggio e resterà fino al 16 gennaio 2019. Due appuntamenti per questo venerdì a Scalea alle ore 17 presso il centro Donna Roberta Lanzino ci sarà l'inaugurazione dell'ambulatorio solidale, presenti anche la dirigente del distretto sanitario Alto Tirreno Cosentino Angela Riccetti, i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Scalea, medici e infermieri del territorio. Modererà l'incontro l'avvocato Tiziana Forestieri. A Santa Maria del Cedro alle 18 presso Palazzo Marino l'incontro Riscriviamo la storia a cura di Umberto De Rosa, il tema la rilettura del Risorgimento italiano, ospiti il professore Vincenzo Gulì e nel corso della serata il gruppo etnopop Rena Nera riproporrà anche i brani della tradizione meridionale. Domani sabato 14 dicembre alle 19 presso il Cineteatro di Diamante il quinto memorial Enza Minervino organizzato dal Cine Circolo Maurizio Grande. Ne abbiamo parlato con Francesco Presta. Un calo di solidarietà che da quest'anno abbiamo dedicato a Enza Minervino, che è una nostra compaesana scomparsa un paio di anni fa, molto vicina a noi del Cine Circolo Maurizio Grande, conosciutissima in paese, era un ingegnere, quindi insomma era una persona molto affabile, molto disponibile. È tutto, grazie per averci seguito.